mozione la presenta il consigliere Marchettari. Io chiedo gentilmente al Consiglio di poter fare alcune riflessioni scritte per brevità e per meglio introdurre la delicata materia della mozione notata, dove traccia la nostra linea politica decisamente contraria all'alta velocità terzo valico, che desta forte preoccupazione, rabbia tra la gente di Novi, in particolare della bassa pieve frazione Nerella, una mobilitazione popolare tanto sentita, con volantinaggio e assemblee pubbliche. Voglio subito ricordare che i vari governi nazionali degli ultimi 10 anni, prima di centrosinistra con Prodi D'Alema, poi con la destra Berlusconi Bossi-Fini e oggi con il governo tecnico Monti, discutibile sulla legittimità, paladino dei grandi potentati bancari, sono sempre stati favorevoli a questa assurda progettazione ferroviaria. Così pure gli esecutivi della regione Piemonte e Liguria e le province di Genova ed Alessandria, centro-sinistra, centro-destra. Questo è il quadro istituzionale al presente, cioè favorevole alla TAV. Le cosiddette grandi opere, oltre a devastare il territorio, sono progetti tanto grandi quanto inutili, che creano solo una grave voragine nel debito pubblico e fanno arricchire il partito del cemento, i faccendieri, gli imprenditori, le banche e le organizzazioni criminali. Quindi occorre subito fermare tale assurda progettazione ferroviaria, non solo da parte delle popolazioni interessate, ma anche dalle istituzioni democratiche locali. Anche se la direzione ed il potere di far iniziare i lavori delle opere è nazionale, cioè del governo, che ha già purtroppo deciso di farla, in barba a tutte le regole democratiche e ai diritti delle popolazioni, è da lontano 92 che si parla dell'alta velocità al terzo valico, e quando il Consiglio regionale del Piemonte si arrivò al voto, come gruppo della Rifondazione Comunista votammo decisamente contro questa assurda progettazione. Rifondazione Comunista fu l'unico gruppo a votare contro, assieme al consigliere dei Verdi Cavalieri. Fummo tacitati dalle destre e dal centro-sinistra di responsabilità politica contro il progresso e la modernità. Se questo è il futuro, il progresso, allora si capisce bene perché siamo arrivati all'oggi, un momento storico di forte degrado politico, morale e occupazionale. Le nostre aspirazioni politiche contro la TAV sono note da sempre e presenti nella mozione che presentiamo. Un progetto ferroviario totalmente inutile, dannoso e costosissimo, terribile sull'impatto ambientale e agricolo-turistico, che peggiora decisamente i tantissimi problemi gravi e irrisolti del sistema ferroviario del Piemonte, e non darà assolutamente benefici occupazionali per la nostra zona. Per oltre 20 anni non sono stati più effettuati i dovuti controlli sul territorio ferroviario piemontese, specie nel Piemonte Sud, dove vi è stato un fortissimo dissesto idrogeologico del territorio, con gravissime calamità naturali, la drammatica alluvione del 94 e altre successive, forti terremoti dove anche la città di Novi è stata duramente colpita, frane di tipo montano e collinare. Nulla è stato fatto dai vari governi regionali per sistemare le tratte ferroviarie, sia per le percorrenze nazionali e locali, il raddoppio delle linee, migliorare gli impianti, l'elettrificazione. Oggi si vogliono spendere assurdamente ingenti somme di denaro inutilmente, che vengono presi in modo grave dalle tasche dei cittadini, dai lavoratori, dai pensionati, dai cassa integrati. Si parla di 6 miliardi e 200 milioni di euro per un'opera ferroviaria inutile e dannosa, utile solo ad arricchire chi la costruirà ed attirare gli appalti della criminalità organizzata. Oggi critichiamo sull'argomento separatamente i vari governi nazionali succeduti, sul Prodi Berlusconi, ma anche l'esecutivo regionale e leghista onorevole Cota, che continua assolutamente l'attività regionale per la realizzazione veloce di questa folle presentazione ferroviaria. Però le medesime critiche che rivolgiamo anche al centro-sinistra dell'ex giunta Bresso, che ha proseguito la stessa linea politica per la revisione della TAV, per noi sbagliata. Anche qui a Novi
sull'argomento terzo valico. In consiglio comunale abbiamo nel 2005 votato contro la deliberazione delle 75 pagine, motivandone la totale contrarietà politica. Sempre qui a Novi, nei primi anni 90, come gruppo della rifondazione abbiamo fatto un importante convegno contro l'alta velocità e terzo valico nel salone del dopo lavoro ferroviario, che era gravito di cittadini, di lavoratori, di sindacati, di politici e di sindaci. Un serrato dibattito per il Novata, sia in Val Susa sia nel novese Tortonese. Vennero anche fatte proposte alternative, risultanze politiche del tutto rigettate dal potere, anzi deriso. Oggi poi, qui nel basso Alessandrino Novese, anche alla luce dei fatti gravissimi che succedono in Val Susa, incomincia a serpeggiare tra la gente la paura, perché si dà per imminente l'apertura dei cantieri e dei lavori di realizzazione. In questo momento, mentre vivo come tanti cittadini la preoccupazione, mi viene anche in mente il terribile impatto ambientale per una incredibile cantieristica con un impegno di circa 900 persone solo a Novi, senza i servizi igienici, abitativi, sanitari necessari. Ciò mi conferma l'inutilità assoluta dell'opera per merci e passeggeri e delle fattorie proposte dai governi, come l'utilizzo dello scalo di San Bovo, che poi risulta non chiaro nel piano operativo dell'opera. Mi fa anche piacere ricordare, al di là delle linee politiche, la posizione di alcuni sindaci interessati al progetto, come quelle del primo cittadino di Voltaggio, che sono anch'essi preoccupati dei pericoli ambientali e sanitari e vogliono precise garanzie per le loro popolazioni da parte del governo e dei responsabili, specie per il pericolo ambientale. Mi domando poi che senso politico istituzionale può avere nel fare espropri di terreni per pubblica utilità in un progetto assurdo e pericoloso per l'ambiente e per la salute dei cittadini. La nostra mozione chiede al Consiglio Comunale di riaprire totalmente la discussione sull'opera ferroviaria, anche perché in tempi drammatici di crisi economica e finanziaria, cercando soprattutto soluzioni decisamente alternative. La gente dalla Bassa Chiede, del Tortonese, della Vallemme, di Pozzolo, di Saravale, eccetera, sgomenta, ha paura, vuole essere considerata e rispettata dalle istituzioni democratiche. Ciò che per ora non avviene. Chiediamo quindi, e concludo, a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale un profondo ragionamento ed un cambiamento di linea politica con l'adesione alla nostra nazione. Grazie. Grazie consigliere Moro. Passo